No, noi di Azione non pensiamo che il PNRR vada rinegoziato per due ragioni. La prima è una ragione di fondo. Se è vero che si sono aggiunte delle priorità dovute chiaramente alla guerra, alla questione energetica, quelle contenute nel PNRR, dalla transizione ecologica a quella digitale, alle riforme strutturali che sono contenute nel piano, quelle sono tuttora valide. Quindi riteniamo che quelle vadano mantenute e portate a termine. La seconda ragione si riferisce proprio a questo portare a termine. Persino il governo Draghi, che pure ha messo un focus incredibile sull'implementazione del PNRR, sta faticando a tenere il passo con tutte le riforme e l'implementazione delle stesse. Quindi, se cambiamo le priorità, questa corsa dietro al tempo per non perdere i fondi diventerebbe ancora più complessa. In pratica, quindi, no, non bisognerebbe rinegoziarlo. A mio vedere le priorità nel digitale sono di tre tipi. La prima si riferisce alle competenze digitali, perché noi nelle classifiche siamo sempre fanalino di coda per quanto riguarda la capacità degli italiani a interagire col mondo digitale, che poi significa anche spesso interagire con la pubblica amministrazione, che è anche un focus del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi il primo focus deve essere sulle competenze. Secondo focus deve essere sulla cyber security. È un tema che è forse considerato troppo per esperti, ma che in realtà tocca la sicurezza nazionale, tocca la sicurezza delle imprese e anche quella dei cittadini. E c'è ancora molto poco, adesso c'è una nuova agenzia che dovrebbe occuparsene, quindi quello deve essere un secondo focus per queste ragioni. Il terzo focus invece lo metterei sull'ecosistema digitale e quindi su quello che il digitale può dare all'economia del paese. Non penso solo alle start-up, ma penso alla digitalizzazione e quindi delle imprese. Carlo Calenda aveva proposto Industria 4.0, che è stata poi depotenziata nel corso dei vari governi. Noi proponiamo che questa invece sia rafforzata e che si aggiungano anche elementi della transizione ecologica che deve essere combinata con quella digitale, in maniera che gli incentivi possano spingere le imprese in entrambe le direzioni. I giovani non hanno bisogno di mazzette quando hanno 18 anni e tantomeno di redditi che vengono dati loro incentivandoli a stare a casa. Hanno bisogno di opportunità, hanno bisogno di un mercato del lavoro che sia adatto, hanno bisogno di un sistema di educazione e di istruzione che li prepari veramente al mondo del lavoro, di una transizione tra il sistema di educazione e quello del lavoro più funzionale, e di salari migliori. Quindi nella fattispecie noi proponiamo una revisione della normativa sugli stage e tirocini, che molto spesso sono forme di sfruttamento. Proponiamo anche un incentivo al lavoro giovanile, azzerando l'IRPEF per i giovani fino ai 25 anni e dimezzandolo per quelli fino ai 30. L'imprenditoria giovanile la sosteniamo posticipando il pagamento dei contributi per i giovani under 35 che fondano e creano un'impresa. E poi guardiamo anche il salario di questi giovani e quindi è per questo che ci siamo schierati a favore del salario minimo, perché i veri poveri poi alla fine restano i giovani. A questo proposito, una delle nostre promesse è proprio ogni euro speso per questioni relative alle pensioni ci deve essere un euro speso per i giovani, perché se i giovani sono appunto i nuovi poveri e se tanti vanno all'estero è proprio perché la politica si è focalizzata sulle generazioni più anziane, lasciando i giovani un po' a se stessi. Yeah.